Ben ritrovati, seconda parte d'Italia 4.0, investire con l'incertezza. Con questo approfondimento cerchiamo di capire un po' come le imprese stanno osservando l'attuale contesto, con i timori che derivano su più fronti, sicuramente geopolitico. Nelle ultime ore l'abbiamo visto con l'aggiungersi, oltre il conflitto ucraino-russo, anche con il conflitto medio orientale, poi di conseguenza anche crisi economica, inflazione persistente che è scesa da un lato, sì, ma continuano le azioni delle banche centrali che continuano ad alzare il costo del denaro e quindi costano di più anche i prestiti richiesti dalle imprese. Allora lo facciamo attraverso uno studio di EY, CEO Outlook, e cerchiamo di analizzarlo passo per passo con i punti salienti. Ne parliamo con Massimo Antonelli, CEO di EY in Italia. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Grazie. E allora, voi avete raccolto le opinioni di oltre 1200 CEO in tutto il mondo, 50 in Italia, sulle prospettive, sfide e appunto le opportunità anche per le imprese. Che cosa emerge da un punto di vista del sentiment proprio delle varie industries e che visione hanno appunto i CEO sul breve periodo? Partiamo da qua. Il contesto macroeconomico globale resta un contesto molto sfidante. Quindi il 62% degli amministratori delegati intervistati vede, diciamo, una flessione temporanea almeno, che potrebbe essere moderata o grave, del mercato in cui opera. Quindi la cosa positiva è che questi CEO hanno una buona consapevolezza di quelli che sono, diciamo, gli strumenti per uscire da questa crisi. Quindi il 46% di questi amministratori vede diciamo la trasformazione dell'azienda, la trasformazione del business come un elemento importante, un elemento chiave per uscire, per gestire questa crisi. E chiaramente intelligenza artificiale e sostenibilità sono tra i principali. Ci arriviamo tra pochissimo. Che confronto possiamo fare tra l'Italia e il resto del mondo? Direi che i CEO italiani dimostrano di avere una maggiore consapevolezza sulla necessità di questa trasformazione, quindi sono più propensi ad agire su questi elementi, ad agire su questi fattori per uscire da questa crisi. Senta, ma quali sono le principali preoccupazioni che vi hanno segnalato proprio nelle interviste che avete svolto per redare questo report? Sì, allora la stragrande maggioranza, il 96% degli intervistati fa riferimento come rischio principale al contesto geopolitico. Cioè è chiaro che le tensioni commerciali, anche alcune misure protezionistiche, eccetera, rendono molto difficile il mercato e ritengono che quindi questo sarà l'elemento principale, diciamo, da gestire nei prossimi mesi, nel prossimo anno. Ci sono poi altri rischi, diciamo, che vengono segnalati. Ad esempio quello della disruption tecnologica, che viene segnalata più o meno dal 50% degli intervistati, in particolare i rischi cyber, eccetera, ma anche il tema degli ESG e la complessità associata ai cambiamenti regolatori, alla compliance, eccetera, costituiscono un altro elemento di rischio. Questo scenario però ovviamente ci deve essere spazio comunque per gli investimenti in tecnologia proprio per rimanere competitivi. Allora cosa emerge dal vostro studio a riguardo? Allora la stragrande maggioranza, il 70% degli intervistati, ritiene che l'intelligenza artificiale porterà dei grandi cambiamenti nel futuro delle aziende. In particolare ritiene che l'intelligenza artificiale potrà aumentare la produttività, potrà aumentare l'efficienza e quindi migliorare i risultati delle aziende. Uh-huh. Per quanto riguarda sempre l'intelligenza artificiale e gli effetti possibili sul mercato del lavoro, si ritiene che questo non dovrebbe provocare sconvolgimenti, che non dovrebbero esserci delle diminuzioni importanti sul mercato del lavoro. Diciamo che la creazione di nuovi ruoli dovrebbe riuscire a compensare quelli che potrebbero essere gli effetti negativi sull'occupazione. Uh-huh. Però c'è comunque preoccupazione su quelli che sono i rischi connessi con l'implementazione dell'intelligenza artificiale, uh-huh, e in particolare attacchi informatici, fake news, certo, e disinformazione, insomma.
Senta, nonostante tutto sì? questo, diciamo il 64% comunque dei CEO intervistati ritiene di dover proseguire in questa trasformazione e di dover quindi integrare l'intelligenza artificiale nell'ambito della propria azienda, nei propri prodotti e servizi. Questi due grandi focus, dicevamo, intelligenza artificiale all'inizio e poi l'aspetto sostenibilità. Ecco, come stanno percependo proprio l'aspetto green le nostre imprese? E se è un investimento che rischia di essere mandato in sordina o messo in cantina, passo dall'alto al basso, proprio a causa di questa incertezza? Devo dire, guardi, che qui gli amministratori delegati italiani sembrano essere molto più propensi rispetto a quelli, diciamo, internazionali ad investire in sostenibilità, in una misura molto maggiore, addirittura doppia rispetto agli amministratori delegati nel mondo. E quindi ritengono che la sostenibilità continui ad essere un investimento necessario per aumentare il valore dell'azienda nel medio-lungo termine. Uh-huh. E quindi il 36% di questi amministratori, di questi CEO, ha inserito, diciamo, nella propria strategia investimenti in sostenibilità. Un ultimo aspetto, un dato che mi ha interessato, che emerge dal vostro studio, è che le imprese al momento preferiscono ricorrere a joint venture e alleanze strategiche rispetto alla tradizionale attività di M&A, quindi di acquisizioni. Perché? Quali sono le motivazioni di questo esito, diciamo? Allora, il contesto internazionale è sicuramente un contesto difficile e fragile. Dall'altra parte, anche il tessuto produttivo italiano fa sì che le aziende non riescano sempre ad effettuare degli investimenti da soli. Quindi c'è una larga maggioranza degli intervistati, appunto il 62%, che ritiene che le joint venture e le alleanze possano essere uno strumento utile per superare queste difficoltà. In particolare, diciamo, questo consente di avere diciamo degli assetti a geometrie variabili, di investire nelle filiere e soprattutto di ridurre, appunto, i rischi connessi con un mercato difficile. E allora io ringrazio Massimo Antonelli, CEO di EY in Italia. Grazie, insomma, per averci raccontato un po' quest'ultimo studio di EY. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Questa puntata di Italia 4.0 finisce qui, ricordo ovviamente anche il sito 4.0.info, tutto scritto a lettere per rivedere tutte le puntate. Noi ci vediamo alla prossima. Buona serata.